Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio un video haul per quanto riguarda i regali di compleanno. Ve ne faccio vedere una piccola parte perché ho ricevuto i soldi e automaticamente con i soldi poi ho acquistato tante altre cose. E quindi ve li faccio vedere un po' qua e poi tutti gli ordini che verranno dopo sono tutti regali perché sono soldi ricevuti e quindi già io li avevo spesi. Io ho giocato in anticipo, nel senso che sapevo che mio papà, mia sorella, mio fratello mi davano i soldi. Automaticamente io cosa ho fatto? Ho preceduto il loro regalo facendo degli ordini per il Black Friday e quindi automaticamente ho acquistato e vi posso dire che ho acquistato un bel po' di fondotinta perché non ne ho. Comunque, allora, qui vi faccio vedere alcuni regali. Il primo in assoluto è questo, che non so se si vede, in caso vi metterò una foto, che è Stitch. Stitch mi è stato regalato dai miei figli, da Carmela e Andrea. Mi hanno regalato Stitch perché sapevano tantissimo che io adoravo questo pupazzetto e lo volevo assolutamente. Quindi dall'idea di mio figlio Carmelo poi si è aggregato Andrea e quindi mi hanno fatto questo regalo, quindi ringrazio tantissimo. Il mio figlioccio con le due sorelline, le mie pupette, mi hanno regalato la torta, che poi vi metterò la foto. È una bellissima torta, ma specialmente la letterina dove mi dicono determinate cose, quindi quella la terrò veramente, che è mia personale, la metterò poi qui nella mia postazione perché è una cosa bellissima, stupenda, che io veramente sono rimasta sconvolta. Poi, come vi ho detto, mi hanno fatto dei pensierini, dei regalini e tutto. Vi faccio vedere quello che mi ha regalato la mia migliore amica. Iniziamo con questa giacca comprata da Katie Moda, il negozio che è qui a Palagonia, nel mio paese. Ed è questa giacca di pelo, perché a me il pelo non piace. È bella, molto, mi piace tantissimo perché è questo colore ruggine ed è molto molto bella. Ha le maniche lunghe con l'effetto polsino sotto e è abbastanza lunga e poi ha queste tasche qui davanti ed è molto molto morbida, veramente. Di dentro è così semplicissima e io la adoro perché ha una comodità pazzesca. Io mi vesto normalmente, metto questa e ciao. Già l'ho indossata già l'ho indossata altre volte e mi piace tantissimo. Poi non gli bastava questo, mi ha fatto un regalo da Yves Rocher e mi ha regalato, non mi ricordo se questo gliel'hanno dato come regalo a lei perché ha fatto l'ordine, ma comunque mi ha regalato questa, che è una crema mani, credo, sì, è una crema idratante per mani. Per le mani, scusate, è una crema idratante per le mani ed è questa, mi piace tantissimo. Non ho sentito l'odore, buona, la devo far provare a mio figlio Andrea perché sta avendo i geloni nelle mani e quindi la deve provare. E poi gli ha dato questi due campioncini, uno è questo che sarebbe, c'è scritto e non capisco il perché. Perché ho fatto 14 anni, quindi non capisco perché di questa frase. Lotta contro i principali segni dell'invecchiamento. Che cosa vorresti dire? Comunque, qui dice che... Che cos'è? È una crema fondamentale giorno. Quindi la posso provare, ma proprio per dirvi cosa ne penso, ma così sporadicamente, perché non è per me. Anche questa, come mai, un antirrughe con antirrughe la compattezza in più. Che significa questo antirrughe? Fammi capire. Comunque, è un trattamento rimpolpante giorno. Non lo so, sono dei messaggi subliminali. Che cosa significa questa cosa? Fatemi capire, va. Comunque, e poi alla fine mi ha regalato, torniamo seri, mi ha regalato questo. Lei mi aveva anche fatto quello grande, ma poi c'è un moscerino. Ok. E basta.
Comunque, lei mi ha regalato questo, mi aveva fatto anche quello grande, ma poi non si è capito il perché, non è mai arrivato il calendario dell'avvento, quello grande, ma mi ha fatto anche quello piccolino, perché lei voleva fare tutto il completo, ed è questo, sicuramente già l'avete visto in tutte le salse, in tutte le i modi, eccetera, ma questo è mio, quindi. E questo è il calendario che parte dal giorno 25 al 31 ed è una cosa molto carina perché di solito tutti i calendari si fermano al 24/25 dicembre, invece questo continuava fino al 31. Però non avendo l'altra parte, quindi non vi so dire l'altro com'era perché io non ho visto altri video per quanto riguarda. No, forse ho visto quello di Eleonora Mocio. No, 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 l'ho visto, l'ho visto. Ciao Ele. Quindi l'avevo visto da te, quindi figurati. Comunque, mi ha regalato questo, ovviamente lo aprirò, non mi spoilerò niente per quanto riguarda questo, perché mi piace proprio aprirlo durante i giorni. Infatti volevo dire alle ragazze che aprono i calendari dell'avvento, non li aprite in base al giorno, apritele così senza far capire dove si trova dove si trova quel prodotto, in quale casella, eccetera, eccetera, perché sennò. Va bene che guardiamo i video in anticipo, quindi si sa, infatti io non ho preso nessun calendario proprio perché tutti i vari calendari che avevo visto, sinceramente c'erano delle cose che io già possedevo, quindi era inutile comprare altri calendari, però se voi aprite delle caselle così per casualità, tipo aprite la 5, poi aprite la 1, poi aprite un'altra, poi aprite la 2, capite? Una si fa quel pensiero, dice vabbè, la posso comprare tutto senza sapere dove si trova quel determinato regalo. Invece, aprendolo 1, 2, 3, 4, 5, già si sa, quindi mi toglie quella cosa particolare di scoprire cosa si trova in quel calendario, in quel punto, eccetera, eccetera. Poi, sempre continuando i regali della mia migliore amica, lei mi ha fatto un acquisto su Nabla. Questo l'ha fatto senza che io sapessi niente, perché io avevo già fatto ordini da Sephora, quindi non è un ordine, non è due ordini, no, avevo fatto degli ordini da Sephora. Automaticamente ho detto vabbè, salto questi pennelli, poi vediamo cosa succederà. Invece lei proprio ha sentito la questione pennelli e sa che è una mia fissazione. Infatti, se volete parlare di pennello oppure di ossessione, vi metterò il link delle Makeup Angels qua sopra perché abbiamo fatto un video delle nostre ossessioni del momento, del periodo, di quello che è. Quindi lei cosa ha fatto? Mi ha fatto questo ordine perché io gli avevo spiegato che sono uscite tre set di pennelli di Nabla e sa che a me piacciono tantissimo i pennelli di Nabla, infatti ho due set di un tipo e poi ho un altro set, quello bianco, quindi sapeva che mi trovavo bene con questi pennelli e ho voluto prendere gli altri usciti. C'è sto moscerino che sta volando sopra la videocamera e mi dà fastidio. Comunque, ha fatto un ordine da Nabla e mi ha preso proprio tutti e tre i set di pennelli, quindi sapete la mia contentezza. Allora, vi faccio vedere cosa mi ha regalato. Allora, per prima cosa, il primo set è in questa custodia tutta glitterata, molto molto bella con il gancetto. Si apre e abbiamo questi pennelli con il bordino proprio bordeaux come la pochette. E questi sono dei pennelli occhi. Aspettate che li esco tutti. Io non li ho lavati, ma sinceramente se sono come gli altri set di pennelli di Nabla, io mi sono trovata non bene di più. E sono questi. Aspettate che li tolgo dalla custodia. Allora, comunque li tolgo dalla custodia e torno subito. Allora, questi sono i pennelli del Pegagin fucsia o bordeaux che sia. Vi faccio vedere uno, è molto molto bello, il Pegagin è veramente molto molto bello, tutto così trasparente ma con questo bordeaux bello forte. E poi la ghiera è tutta zigrinata, ha delle zigrinature qua.
non so se si vede, vedete queste lineette, e poi i pennelli sono di una morbidezza pazzesca. Io mi sono trovata sempre bene con i pennelli di Nabla e quindi ero sicura che mi sarebbero piaciuti anche questi. Questi sono 2, 4, 6, 8 pennelli, uno più bello dell'altro, e ovviamente poi li proverò e vi farò sapere. Sono buoni, quello potete andare a colpo sicuro, e poi ce n'è uno che è questo qui, che è doppio, che ha una parte per, diciamo, le sopracciglia, e questo è proprio per sfumare, vedete lo sfumino, ed è una cosa molto carina nei pennelli. Quindi il primo set è composto da 8 pennelli ed è questo qui Bordeaux, nella sua pochettina Bordeaux con la cerniera dorata, ed è questo. Poi la seconda pochette è questa con il colore viola, ed è questa, guardate che spettacolo, proprio anche la pochette è molto molto carina. E i pennelli sono, vabbè, mi sono dimenticata di togliere anche questi, va bene. I pennelli sono con la ghiera viola, sempre trasparente ma viola, ed è un altro set per quanto riguarda gli occhi. E vabbè, ve li faccio vedere anche questi. Farò più veloce perché ce ne sono di meno. Allora, ve ne faccio vedere uno perché tanto li devo lavare, quindi li toglierò dalla plastichina. Allora, il manico è così viola trasparente, non so se si vede, viola trasparente. Poi la ghiera è sempre dorata e zigrinata come le altre che avete visto poco fa. Il pennello è sempre di una morbidezza pazzesca. E questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pennelli, e sono tutte per quanto riguarda gli occhi. Quindi altri 6 pennelli per quanto riguarda gli occhi. Poi andiamo all'ultimo set di pennelli, che è questo qui, verde Tiffany. E vi faccio subito vedere anche questo qui. La pochette è questa e non si vuole aprire. Ah, c'era la plastica che la fermava. Comunque, il set di pennelli è questo. A questa differenza degli altri, ha dei pennelli viso e dei pennelli occhi. Quindi ha due set. Adesso ve li faccio vedere. Aspettate. Questi sono i pennelli per quanto riguarda il, vabbè, vi apro e torno, abbiamo capito. Allora, questi sono i pennelli dell'ultimo set. Anche questi hanno il manico trasparente, però questa volta è un verde bottiglia, bellissimo. E poi la ghiera è sempre dorata ed è molto bello. Allora, abbiamo un pennello a due fibre, questo qui molto molto morbido. Poi abbiamo un pennello da applicazione piccolissimo per all'interno dell'occhio. Poi abbiamo un pennello da sfumatura, da applicazione e sfumatura, perché potete anche sfumare l'ombretto con questo pennello. Poi abbiamo un pennello per quanto riguarda l'illuminante. Poi abbiamo un pennello dove potete applicare anche la cipria qui sotto l'occhio, ed è veramente molto bello. E poi abbiamo questi pennelli per quanto riguarda il viso, proprio perché sono più grandi e sono di una morbidezza pazzesca. Abbiamo questo modello così, questo leggermente più ampio. E poi questo più angolare. Ovviamente adesso li lavo perché sono un po' spellacchiati. Adesso li lavo e poi li proverò. Sono morbidi, veramente molto 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 morbidi. Io come set della Nabla ho anche quelli singoli per quanto riguarda il fondotinta, il blush, la cipria che utilizzo, e sinceramente mi sono sempre trovata bene, quindi sono sicura di trovarmi bene anche con questi pennelli, e sono veramente favolosi e mi piacciono tantissimo. Quindi questi sono quelli della pochettina verde acqua ed è molto molto bella. Poi andiamo, ovviamente, non cadere.
andiamo ovviamente ai miei autoregali. Questo li ho presi con lo sconto, perché c'erano prendi 3, se non mi sbaglio, e paghi 2, una cosa del genere, su Pandora, e io ho deciso di prendermi alcune cose che mi piacevano, tra cui ho preso... Dov'è? L'ho messo nell'altro, no, ti prego. Sì, no, vabbè, l'ho messa nell'altra confezione per farvelo vedere. Sono vuota la confezione, guardate. No, perché in uno c'era il charm di Stitch, quindi li ho messi qua allora, in queste confezioni, perché gli ho chiesto di non darmi altre scatoline perché già avevo queste, quindi non mi andava di prendere altre cose. Allora, no, li ho messi nelle confezioni, ma mi sono dimenticata di farvi vedere questa, che è sempre un regalo della mia migliore amica. Questo ce lo siamo regalati a vicenda, la stellina, perché è una cosa che ci piace a tutte e due, quindi lei me l'ha regalata a me, io gliel'ho regalata a lei. Quindi questo è un altro regalo della mia migliore amica, ed è questa piccola stellina. Vedete, c'ha gli occhietti, non lo so se si vede. In caso poi vi metterò la foto se non si vede bene. Ed è veramente molto molto bella, questa ce la siamo regalate. E poi vi faccio vedere i due autoregali. Allora, di norma si regala, è una cosa che si regala, ma io sinceramente non aspetto che gli altri fanno un regalo nei miei confronti, ma li precedo, nel senso che molte persone fanno il regalo perché è il tuo giorno e ti devono fare quel tipo di regalo. Io sinceramente ho cercato di farmi un autoregalo per augurarmi una buona fortuna per quanto riguarda la salute, perché è la cosa che mi interessa di più, la salute mia e dei miei figli, e quindi me lo sono autoregalato e sinceramente vale lo stesso. E sto parlando del ferro di cavallo, è messo giusto? Credo che sia così. E sto parlando del ferro di cavallo. Ed è questo, sempre un altro charm che metterò nel bracciale. Ed è una cosa che mi piace, perché aspettare che gli altri ti fanno un regalo, fatelo da sola che è meglio. Quindi preso. Poi mi sono regalata un anello, che è questo qui con le perline. È così. È tutto con le perle. E poi, vedete, è tutto, 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 tutto con le perle. Ed è molto molto bello. E poi mi sono autoregalata, che questo è stupendo, bellissimo, mi sono innamorata di questo anello. E questo anello con, aspettate, cosa sono? Dei fiori, dei tipo delle roselline. Ed è questo. Allora, l'anello lo vedete così di fronte e così nella parte di sopra, ed è bellissimo. Non lo so se si vede bene, in caso poi vi metterò la foto, quello di Pandora, che lo vedete bene. Io mi sono innamorata di questo anello e sinceramente l'ho voluto prendere perché mi piace troppo e quindi lo volevo assolutamente. Allora, questa è la prima parte per quanto riguarda i regali che ho ricevuto. Per il resto vi ho già detto che ho già sperperato il tutto. E quindi, che dirvi, io spero che i miei regali vi siano piaciuti. Scrivetemi cosa vi è piaciuto di più, se vi fate anche voi degli autoregali. E credetemi, io ci azzecco sempre. Quando mi faccio gli autoregali, io ci azzecco sempre. Proprio il gusto è preciso. Io vi saluto per quanto riguarda questo video, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!